Allora, ci troviamo sempre a Piazza Rivarola, però questa volta parliamo proprio di una di quelle chiese, brevemente naturalmente, che non ci sono più, ma che, di cui rimangono dei resti. Qui davanti, proprio dove si vede il campanile con l'orologio, c'era la vecchia chiesa di San Valerio. Questa chiesa non fu distrutta da fenomeni o che, fu distrutta dall'uomo, perché si doveva allargare la strada di via San Valerio che scendeva giù verso il Duomo. E quindi intorno alla fine del Settecento questa chiesa fu distrutta, fu abbattuta, ma ne rimangono alcuni resti. Da come si vede c'è una formella che indica che questa proprietà, che questa parte di manufatto, di fabbrica, eccetera, era proprietà di Santa Maria del Ponte in Cornuta, ma più di tutto della confraternita. Ma il discorso dei confraternite ne parleremo in altro momento. Devo dire che questa chiesa era una chiesa parrocchiale, in quanto conservava addirittura i resti della chiesa di Santa Maria in Cornuta, e tutti i cimeli e tutti gli arredi che poi passarono alla chiesa di Sant'Andrea. Questo era la torre campanaria, vedi? Che andava su, vedi?